La folla e Pilato, infatti, sono dominati da una sensazione interiore che accomuna tutti gli uomini, la paura. La paura di perdere le proprie sicurezze, i propri beni, la propria vita. Ma Gesù indica un'altra strada. C'è Gesù che dona senso alla sofferenza degli uomini. La sofferenza per l'uomo è a volte un assurdo, incomprensibile alla mente, presagio di morte. Ci sono situazioni di sofferenza che sembrano negare l'amore di Dio. Dov'è Dio nei campi di sterminio? Dov'è Dio nelle miniere e nelle fabbriche dove lavorano come schiavi i bambini? Dov'è Dio nelle carrette del mare che affondano nel Mediterraneo? Gesù cade sotto il peso della croce, ma non ne rimane schiacciato. Ecco, Cristo è lì, scarto tra gli scarti, ultimo con gli ultimi, naufrago tra i naufragi. Dio si fa carico di tutto questo. Un Dio che per amore rinuncia a mostrare la sua onnipotenza, ma anche così, proprio così, caduto a terra come un chicco di grano, Dio è fedele a se stesso, fedele nell'amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Parole nel commentare queste 8 stazioni che abbiamo meditato nella Via Crucis, che in questo momento Papa Francesco sta meditando al Colosseo. Ma forse riprendendo stazione per stazione, come comunità parrocchiale, come comunità più ampia, ci dovremmo un attimino confrontare con ciò che attraverso le parole del Cardinal Basetti, che Papa Francesco gli ha chiesto di scrivere queste meditazioni, possiamo confrontarci davanti a Gesù deposto dalla croce. E Papa Francesco ci ricorda che quel Gesù deposto dalla croce è quel fratello immigrato che bussa alla nostra porta, è quell'ammalato che forse non vogliamo sentire il suo dolore, è quell'amico che, siccome non ha detto e non ha fatto come dicevamo noi, non è più amico. E allora ecco che Papa Francesco ci richiama proprio a guardare Gesù e a capire la logica dell'accoglienza. È quella logica che passa attraverso il volto dell'ultimo, attraverso il volto di chi è scampato alla morte e deve essere, vuole essere.
essere, guardando Cristo sulla croce, accolto nella pienezza e nella dignità umana. Ma forse diremmo noi, ma come facciamo noi ad accogliere? Non è un obbligo, ma guardiamo Maria, che sotto la croce questa sera, nella passione di Giovanni, si è visto in modo ben preciso, quando Gesù dice a Maria, ecco tuo figlio, e a Giovanni, ecco tua madre. E in Giovanni Maria ha accolto coloro che hanno ucciso Gesù. Maria ha accolto coloro che hanno tradito suo figlio. Maria ha accolto quelle persone che avevano beffeggiato suo figlio. E allora, miei cari, possiamo stare alla scuola di Maria per capire che cosa significa accogliere Cristo. E vedete, questo è un passaggio fondamentale della nostra vita. Non possiamo essere cristiani a metà, non possiamo essere cristiani part-time, quando abbiamo voglia, ma dobbiamo avere la capacità di metterci in silenzio senza giudicare nessuno, ma ognuno di noi diventa la persona che vuole incontrare quell'amore di Cristo misericordioso. E questo è l'anno giubilare, è la conversione del cuore, non far valere i propri diritti. Sapete qual è il diritto che stasera Gesù ha fatto valere sull'umanità? Il dono della sua vita per noi, l'essere messo in croce essendo innocente. Quello è il dono. Abbiamo ascoltato che al cristiano non interessa il potere, al cristiano non interessa il primeggiare tra gli uomini, al cristiano interessa mettersi a servizio. Allora, miei cari, sì, questa sera qui questa espressione può essere di fede con questa processione, se poi dopo questa processione c'è un continuo della comunità di fede. Altrimenti siamo quelle persone che il giorno della Domenica delle Palme hanno osannato Gesù e il venerdì oggi l'hanno messo in croce, l'hanno ucciso. Allora eccomi cari, capiamo un attimino quale possa essere veramente oggi il nostro cammino, se vogliamo vivere nella pienezza di Cristo. Vedete, l'amore di Cristo non fa sconti, oppure non dice questo sì o questo no, si dona totalmente. Cristo non ha detto questo a morire in croce non mi conviene, no, non l'ha detto, ha detto per amore vostro morirò in croce, sì, con tutti i difetti, con tutte le realtà che noi vogliamo fare, perché oggi c'è questa logica, la logica di non fare più il bene, è quella logica di porre il giudizio verso l'altro e di ritenersi migliore dell'altro. Invece no, la logica di Cristo è un'altra, la logica del cristiano oggi è un'altra. E allora veramente possiamo riscoprirci come comunità che accoglie, come comunità che sa donare, come comunità che è capace di, diceva ieri Papa Francesco, che è proprio la dimensione dell'incontro, la dimensione dell'inculturazione che ci permette di superare questi momenti tristi. E allora confrontiamoci come comunità se siamo capaci di fare questo. Allora dobbiamo avere questo coraggio di metterci davanti a Dio, non davanti agli uomini, perché davanti agli uomini ognuno di noi sa trovare la propria giustificazione, sa trovare il proprio escamotage per la propria convenienza, ma mettiamoci davanti a Dio e possiamo dire davanti a questo Gesù morto, crocifisso, se siamo capaci di poter veramente gridare il nostro amore per Lui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.